Marcello Ventura, la prima esperienza da consigliere regionale di Fratelli d'Italia, non avrebbe avanzato richieste personali, ma sottolinea l'esclusione di Cremona. Siamo una provincia proprio che politicamente non riesce a far valere il proprio peso, al contrario di altre province che comunque hanno le nostre stesse dimensioni, vedi Mantova. Come consigliere regionale non potevo pretendere niente di più di quello che ho ottenuto fino adesso con la mia elezione, in quanto sono nuovo rispetto ad altri uscenti. Sicuramente sarà mio compito impegnarmi il più possibile per farmi rispettare, riuscire a portare qualcosa sul territorio cremonese lo stesso, e chiederò una commissione di un certo peso come presidenza per riuscire a incidere ancora il più possibile. Da Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, Lega, commenta la nuova giunta. La vedremo all'opera, chiaramente. Sembra assolutamente una buona giunta di persone valide. Io conosco molto bene quelli della Lega, quindi su quelli della Lega posso metterci la mano sul fuoco, ecco, che siano persone assolutamente capaci. Secondo lui, l'assenza di Cremona carica di ulteriore responsabilità i consiglieri eletti. Ma questa cosa qua dà ancora più importanza e rilevanza al ruolo che dovranno avere i consiglieri regionali eletti sul territorio. Dovranno essere ancora più compatti, uniti e sul pezzo per portare avanti le politiche che non potrà fare un assessore. Dall'opposizione, Matteo Piloni, cremasco, consigliere del Partito Democratico, augura buon lavoro, ma fa delle considerazioni. Non posso non notare che questa giunta non sia stata fatta a Milano, bensì è stata fatta a Roma, alla faccia dell'autonomia. E non posso non notare come ancora una volta, per la seconda volta di fila, nessun rappresentante della provincia di Cremona è in giunta. Questo la dice lunga sul ruolo del centrodestra, di quanto il centrodestra a livello regionale e nazionale tiene in considerazione la nostra provincia, e credo debbano anche porsi questa questione le categorie varie che hanno chiesto a gran voce anche pubblicamente che ci fosse stavolta un rappresentante col quale rapportarsi.